diavolo siamo qui? All'interno del mondo, ragazzi. È da qui che gli osservatori dirigono i propri sensori elettronici sul mondo della società umana. I messaggi vengono inviati al mondo via satellite tramite segnali televisivi. Chi sono? Da dove arrivano? Sono i nostri padroni, capite? Non abbiamo scelta. Riceviamo i loro ordini e dobbiamo fare ciò che dicono. Gli abbiamo ceduto il nostro pianeta. Credo che se un secolo fa la gente avesse preso delle decisioni giuste, oggi il mondo sarebbe tutto diverso. Le manipolazioni sulla psiche sono state identificate da un ristretto numero di scienziati. La maggior parte degli esperimenti relativi a MKUltra hanno a che fare con le sostanze chimiche che alterano la percezione della realtà, ovvero con le droghe. Vorrei parlarvi di una nuova droga. La pornografia. Sei fatto duro. Sei fatto come un coppertone. La pornografia arriva al cervello attraverso gli occhi. Manipola il circuito della ricompensa che rilascia sostanze chimiche come la dopamina, serotonina, l'ossitocina, eccetera. Quando abusiamo di pornografia, il nostro cervello diventa saturo, stracarico. Quindi per provare gli stessi piaceri devi aumentare la dose. Ci facciamo? Il tuo cervello diventa dipendente dal flusso delle sostanze chimiche. Dopamina, serotonina, l'ossitocina. Lo stesso processo accade per la cocaina e l'eroina. Questa non possiamo che chiamarla dipendenza. Perché posso dire tutto questo con sì tanta franchezza? Perché ci sono passato in prima persona. Sono stato porno dipendente per 10 lunghi anni. 10 lunghi anni. Non è una cosa che tutti raccontano così normalmente, no? Per 40 anni forse. No. Per 10 lunghi anni. Nasce il progetto più vasto e ambizioso mai svolto prima negli Stati Uniti per il controllo della mente. Questo è anche la definizione di yoga, che vuol dire il controllo della mente. Consigli per uno sballo continuo. Prendo Xanax per allentare la tensione, erba per rilassarmi, cocaina per una nuova sferzata e morfina perché è eccezionale. Buongiorno Nathan. Buongiorno una sega. La sera, quando vai al bar, non ordinare un liquore qualsiasi, ordinane 10. Quando il tuo senso dell'equilibrio comincia a cedere, recati pure all'adiacente parchetto, dove troverai simpatici cittadini che ti forniranno di simpatici additivi per farcire le tue cartine. L'alcol è un'altra cosa. Così la carne è un'altra cosa. Un momento di rilassatezza, di dolcezza, di serenità. Boh, allucinazione immensa, oh. Fornale, com'è venuto il pane oggi? Ah, schifo il cazzo! Ma di tutte le droghe sotto l'azzurro immenso cielo, ce n'è una che è in assoluto la mia preferita. In quantità sufficiente, questa ti rende invincibile, capace di conquistare il mondo e di sventrare i tuoi nemici. Non sto parlando di cocaina. Sto parlando di... Questo programma è stato offerto da... Sto cazzo!